Facciamoci una passeggiata in questa Roma antica, che cosa vediamo? La prima cosa a cui dobbiamo abituarci è il punto di vista. La pianta marmorea severiana, come quasi tutta la cartografia antica, che noi sappiamo, è orientata a sud-sud-est e quindi il nord è di là. Noi siamo abituati, per noi è consueto avere il nord in alto, in questo caso il nord è in basso, tra virgolette. Qui siamo nel quartiere tra l'Esquilino, l'Oppio e il Viminale, è la Suburra, la carta del Nolli fa vedere bene la continuità della viabilità antica nella città moderna e settecentesca. Questa è la Suburra, il Clivus Suburanus, che continua a salire. Un quartiere di abitazioni, ma anche di monumenti, come la Porticus Livia. Siamo più o meno dove adesso è San Pietro in Vincoli e la facoltà di ingegneria. Continuando, abbiamo pochi resti dell'enorme terme dell'Oppio, delle terme di Traiano, e sempre pochi resti, ma significativi, dei due monumenti di questa zona, insomma, l'Anfiteatro Flavio e il Ludus Magnus, cioè la palestra per l'allenamento dei gladiatori. Parte dell'emiciclo è ancora oggi conservato e visibile a poche centinaia di metri da qui. E questa è, dicevamo, l'anfiteatro. E vicino, vicinissimo al Colosseo, siamo noi, cioè noi ci troviamo in questo momento qui a fianco del tempio del Divo Claudio, Templum Divi Claudi, qui raffigurato. Vediamo poi l'acquedotto neroniano che scende. Ne abbiamo altri tratti e poi attraversa via San Gregorio, lo vediamo ancora adesso. Su questa parte in particolare c'è da dire qualcosa, nel senso che i cartografi romani erano molto bravi, i rilievi sono estremamente precisi, però all'unione di diversi fogli qualche errore è stato commesso e questo è uno degli errori, nel senso che il Tempio del Divo Claudio è slittato di circa 20 gradi rispetto alla sua posizione reale. La posizione reale è questa che vedete segnato in nero come Curia Ostilia, che era l'interpretazione settecentesca di questo gigantesco monumento. E in realtà loro l'hanno fatta slittare. Poi qui abbiamo l'iscrizione che documenta quello che lei mi chiedeva prima, la datazione. Come lo datiamo? Abbiamo il Septizodium e la menzione, cioè è un genitivo riferito a un monumento di cui ha discusso l'interpretazione, Severi et Antonini Augustorum Nostrorum, il coso di Severo e di Antonino e di Caracalla, i nostri Augusti. Poi ci troviamo in pieno centro monumentale, il Circo Massimo. Anche qui notate la rappresentazione, questo è l'arco di accesso di cui non rimangono molti resti, ma è noto dalle fonti, ne abbiamo, conosciamo la dedica monumentale, l'arco di Tito di accesso al Circo Massimo. Abbiamo un frammento perduto, qua siamo nel Palatino, pochi frammenti del Palazzo Imperiale. Il Campo Marzio è molto ben documentato, l'isola Tiberina. Anche questo è un frammento che è stato purtroppo distrutto nel tempo, ma era chiaramente leggibile, Inter duos pontes, cioè tra i due ponti, ed è la definizione dell'insula, di cui questo è l'ultima cosa che rimane. In questo lato invece ed è molto importante averlo, abbastanza frammentario ma ben conservato, abbiamo l'area del ghetto, cioè il portico di Ottavia, e del Teatro di Marcello. È importante perché sono monumenti ancora adesso presenti e quindi ci danno la possibilità di confrontarne e di verificare quale fosse la resa e della rappresentazione. Aggiungiamo i templi di Largo Argentina, questa è l'area di Largo Argentina e del Teatro di Pompeo, quello è il Tempio Rotondo, sono visibili e adesso accessibili. Sono arrivate dal testaccio del Trastevere, di queste le lastre sono state scoperte originariamente integre, sono comunque conservate per una grandissima
per una grandissima percentuale. Questa, il Tevere non è, probabilmente era originariamente colorato, questo è il corso del Tevere, non si vede nulla, ma questo è una darsena, cioè dal Tevere direttamente si potevano mettere navi al riparo. E poi abbiamo tutte queste gigantesche strutture di servizio che si chiamavano Orrea, magazzini, questi sono Orrea Lolliana, sono dei magazzini poi divenuti di proprietà imperiale, ma qua viene ricordato il proprietario originale. Avremo presto poi anche un allestimento multimediale che sarà ancora più chiaro. La presenza della pianta del Nolle, cioè di una Roma che è passata ovviamente, ma è chiaramente riconoscibile, aiuta molto.